Se noi vorremmo stare a posto, stare tranquilli, non avere più fame, non avere più sete, però nella carne è quello che l'uomo vecchio desidera e decide di fare, per quello lavora, per quello si affatica, per un cibo che si corrompe, ma che noi ci illudiamo sia la nostra società, sia capace di saziarsi, sia capace di darci pace. Ma non è così, fratelli. Le catechesi profonde sull'Eucaristia sono innanzitutto parole di verità che ci tolgono, ci strappano dall'inganno sentimentale con il quale noi ci avviciniamo, ci accostiamo ai sacramenti, per poi dopo ribellarci, adirarci, entrare in crisi se i sacramenti non compiono ciò che noi religiosamente desideriamo. Oggi il Signore dice molto chiaramente: chi viene a me non avrà più fame, ma vi ho detto che voi mi avete visto e non credete. Che cosa? Dice San Paolo che chi mangia dubitando si condanna. Ma certo, perché anche un sacramento può diventare una condanna. Ma come è possibile? Perché un sacramento dell'Eucaristia, non è slegato dalla vita reale. È come in un rapporto tra due sposi, perché è il cuore, il centro di tutta la scrittura, di tutta la rivelazione. La scrittura inizia con una coppia, con una famiglia, e termina nell'Apocalisse, con la sposa che grida: vieni, allo sposo, il compimento della vita matrimoniale, delle nozze tra l'umanità e Dio, tra la Chiesa e Cristo, e tra l'anima e Gesù, tra te e Lui, tra la comunità cristiana e il suo Salvatore, il suo Signore. E come in un matrimonio la relazione più intima, che è l'unione sessuale, non è slegata dalla vita di tutti i giorni, dalla vita quotidiana, anzi, come la vita sessuale, l'unione sessuale, l'unione dei corpi, non è un mero fatto genitale, ma è molto, molto, infinitamente di più, così l'unione intima, carne con carne, spirito con spirito, che si dà nell'Eucaristia, non può essere, non è separata dalla nostra vita di tutti i giorni, quindi dalle nostre relazioni, dal nostro lavoro, dal nostro studio, dalla nostra situazione economica, dalla nostra situazione di salute, dall'età, da quello che stiamo vivendo, dalla vita di tutti i giorni, dalla nostra realtà. Se io vivo questa relazione tagliando, chiudendo l'apertura alla vita del corpo, sia maschile che femminile, io sto frustrando la possibilità di vivere in pienezza quella relazione. Innanzitutto è una relazione chiusa alla fecondità, quindi è una relazione che guarda a se stesso soprattutto, che cerca il piacere istantaneo, che cerca il godimento di quel momento. Ma non solo, se l'atto sessuale è il culmine, è la fonte della vita matrimoniale, se cioè io vivo aperto innanzitutto alla vita dell'altro, aperto con tutto me stesso, cioè se io apro me stesso, se io dilato me stesso per accogliere e donarmi all'altro senza riserve, quindi senza contraccettivi, se io vivo una relazione di questo tipo, cioè frammentata, per cui nell'atto sessuale io coinvolgo una parte di me stesso, se io vivrò quell'atto sicuramente con un piacere, perché sempre i terminali nervosi agiscono, certamente, ma siccome l'uomo è carne e spirito, e volontà e sentimento, soprattutto volontà, soprattutto libertà esercitata nella luce della ragione, se tutto questo diventa secondario, anzi non è coinvolto in quella relazione intima, dove io mi unisco completamente, cioè metto la mia carne nella carne dell'altro, accolgo la carne dell'altro, ma non accolgo l'altro per come è. Non sto vivendo questa relazione stirando le camicie, preparando la cena, andando a lavorare, in tutte le difficoltà con i figli, con difficoltà economiche. Se non c'è questa unione, questo sottomettersi mutuamente, gli uni agli altri, cioè mettersi mutuamente sotto la protezione dell'altro, senza donare completamente ciò che noi siamo, rinunciando anche a prezzo di sacrifici, anche a prezzo di dolore, per quanto riguarda l'uomo vecchio, per quanto riguarda i propri schemi, il proprio orgoglio. Se questo non si dà, se non c'è questa armonia, allora anche l'atto sessuale, che di per sé provoca piacere, alle volte nemmeno questo, perché alle volte è talmente evidente che la donna, per esempio, alle volte anche l'uomo, normalmente una donna è più che altro sfruttata,
è più che altro usata, allora è chiaro che questo poi genera, alla lunga, il contrario di ciò per il quale l'atto sessuale è stato pensato da Dio, come il culmine e la fonte della vita matrimoniale. È interessantissimo, perché questo si applica perfettamente alla relazione con Cristo. Il miracolo dei panni e dei pesci, l'Eucaristia, è essenzialmente una relazione, è l'inizio di una relazione nuova, cioè la debolezza nostra, la nostra povertà, accolta, abbracciata, toccata, capito, dalla carne di Cristo che la moltiplica sempre. Ora, se c'è una cesura, se c'è un dubbio, se nella nostra vita di tutti i giorni ciò non accade, e poi io posso accostarmi al sacramento, ma quel sacramento alla fine mi condanna, perché io sto facendo una cosa, sto compiendo un atto che non coincide con ciò che io sto vivendo, ma nemmeno con ciò che io desidero vivere, nemmeno con ciò che io spero vivere. Capite? La dissonanza, capite la schizofrenia? Mi condanna perché mi frustra. Allora io non vedo Cristo, vedo un'altra cosa. Vedo Cristo ma non credo, perché non vedo veramente Cristo, ma vedo la mia proiezione, come io vedo una proiezione su mio marito, su mia moglie. In quella relazione io cerco qualcos'altro che non è il dono totale di me stesso. E così è nel rapporto con Cristo. Per questo sono mistagogie, sono le catechesi che la Chiesa faceva ai neofiti, ai nuove piante della Chiesa, per insegnargli come unirsi a Cristo, come vivere l'intimità della stanza nuziale, della cella del vino. L'Eucaristia è qualcosa di impressionante, impressionante, fratelli, che ci aiuta in tutto, la fonte di tutta la nostra vita. Allora comprendiamo come il Signore ci dice: voi avete visto, mi avete visto, ma non credete. Esattamente come tu vedi tuo marito, ma non credi in quello che lui veramente rappresenta per te, non vedi in lui il segno. Allora abbiamo bisogno di qualcosa di diverso, abbiamo bisogno di essere educati, esattamente come abbiamo bisogno di essere educati alla vita matrimoniale. Ogni giorno nella Chiesa, attenzione, nella Chiesa, illuminati dalla parola, aiutati dalla comunità cristiana, dai sacramenti, dalla predicazione, dai pastori, dai catechisti, aiutati anche dagli stessi fratelli della comunità cristiana, anche dalle altre coppie, dall'esperienza delle altre coppie. Abbiamo bisogno e necessità di essere costantemente illuminati e educati a vivere la vita di coppia, la vita matrimoniale, a vivere anche il rapporto sessuale, alla luce della fede, alla luce della rivelazione, che è la libertà totale, che è il compimento delle nostre nozze, il compimento che ci completa, che ci realizza come marito, come moglie, come padre, come madre e anche come presbiteri o come consacrati, presbiteri che hanno come sposa la loro chiesa, la loro comunità. Dico tutto questo perché il Signore oggi ci annuncia una parola meravigliosa, ci annuncia il suo amore, ci annuncia la libertà, ci annuncia il dono totale di Lui a noi, ci annuncia la radice più profonda di ogni nostra relazione, fratelli carissimi. Chi viene a me, io non lo respingerò. Perché Gesù non respinge quando noi respingiamo? Cristo sapeva questo di Pietro, di Giuda e di tutti i suoi discepoli, di te e di me, e di tutti i cristiani nel corso dei secoli. Sapeva perfettamente, e non lo ha respinto, e non ci ha respinto, fratelli. Lui si è donato completamente, si è donato, senza riserve. Concessionari, nel senso che lui ha dato la vita per dare la vita, nel senso vero del termine, ha dato la vita, cioè ha offerto la sua vita per generare vita, vita nuova in te e in me, e io lo risusciterò l'ultimo giorno, perché Gesù Cristo, amandoci, dandoci la vita eterna oggi, strappando dal nostro cuore la malattia infernale che ci tiene schiavi, che ci dà la morte, che ci impedisce a accettare e che ci fa respingere costantemente l'altro, per cui vediamo e non crediamo che nella moglie, che nel marito, che nella persona che c'è accanto c'è lui, e che noi ci doniamo a lui, e che è lui che ci accoglie attraverso la moglie e il marito anche con quel carattere. Per questo viviamo i rapporti sregolatamente, senza un ordine soprannaturale, un ordine di amore vero, di amore autentico. Per questo la maggior parte dei nostri rapporti sono chiusi alla vita, ma non soltanto sessualmente, se non le nostre parole, i nostri sguardi, i nostri gesti sono chiuse la vita. Bene, Cristo oggi prende tutto questo che noi siamo,
non ci respinge. Perché? Perché vede in noi il dono del Padre a lui. Perché lui è venuto non per fare la sua volontà, come abbiamo visto nel Getsemani. Ha avuto paura, avrebbe voluto lasciar perdere perché era troppo forte il dolore, era troppo forte la sofferenza che si avvicinava. Tu e io che ci esplodiamo, tradito dal suo popolo, tradito dai suoi amici, lasciato solo, 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 solo. Bene, Gesù Cristo non è venuto a fare la sua volontà, è venuto a fare la volontà di colui che l'ha mandato, e la volontà di colui che l'ha mandato è che nessuno si perda, che nulla si perda, neanche un istante della tua vita, neanche un istante della mia vita, neanche un istante della vita di tuo figlio, perché io gli dia la vita eterna, perché chi vede me e crede in me abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, cioè io oggi ti do la vita eterna, e ti risusciterò nell'ultimo giorno, cioè apro davanti a te la finestra sul destino eterno, e questa è la fede, fratelli. Io posso donarmi a mia moglie solo se vedo per mia moglie e per me un destino eterno, la risurrezione, la mia risurrezione, la risurrezione di mia moglie, la risurrezione della carne, perché mia moglie ha un destino, che mio marito ha un destino, i miei figli hanno un destino eterno, e che in Cristo nulla, nulla, nessun giorno, neanche i giorni più terribili, neanche i giorni buttati al vento, nulla va perduto, perché tutto in Cristo è ricapitolato per la vita eterna, per essere risuscitati da Lui. Hai questa prospettiva? Hai questa fede? Vedi così le cose? No, non lo vediamo. Dobbiamo sperimentare che Lui non ci respinge. Dobbiamo sperimentare che siamo un dono consegnato dal Padre a Cristo, perché Cristo non perda nulla di noi. Dio si è fatto carne, il pane che viene dal cielo, il cibo che viene dal cielo, è Lui, è il Figlio, diceva ieri la parola, che dà la vita al mondo, è Lui che è venuto dal cielo per portare una vita superiore, che oltrepassa la vita biologica, che oltrepassa le barriere, è una vita nuova, la vita eterna dentro di te. Allora un matrimonio, un rapporto nuziale, si compie nella prospettiva celeste, per cui ogni gesto, anche l'unione sessuale, ha una risonanza eterna, è un passo verso la risurrezione, l'ultimo giorno, è un giorno o una notte in cui io mi unisco a mia moglie, a mio marito, donandomi completamente, senza barriere, senza cercare il mio piacere, soltanto guardando alla volontà di Dio, e lì c'è un piacere infinito, un piacere sessuale, un piacere profondo, 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 perché? Perché è dono, perché è dono, perché tutta la mia persona, mente, corpo, anima, come nello Shema, amerai il tuo Dio con tutte le tue forze, con tutta la tua carne, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, in un'unità, in Cristo, un'unità antropologica, come dire, un'unità della persona che si dona completamente, per cui c'è lì un piacere estetico, un piacere anche erotico se vogliamo, anche quel piacere che Dio ha voluto, perché è chiaro, se dai la vita, se ami, non può essere una cosa che ti fa male, anche se comporta sofferenza, anche se comporta dolore, 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 perché Cristo ha dato la sua vita sulla croce. E quindi molte volte unirsi sessualmente e unirsi donando i propri schemi, il proprio tempo, le proprie idee, rinunciando a se stessi, comporta e suppone molte volte una sofferenza, comporta un sacrificio, stanchezza, difficoltà, ma c'è lì un piacere, una gioia che sa di vita eterna, che sa di paradiso, che sa di cielo, e che mi dà dentro una certezza ogni giorno più profonda, ogni giorno più radicata, che Cristo risusciterà la mia carne, che risusciterà la mia vita. Perché? Perché io oggi lo sto sperimentando. Sto sperimentando cosa vuol dire la risurrezione. Sto sperimentando cosa vuol dire uscire da me stesso. Cosa vuol dire vedere distrutte le barriere, la tomba che mi separa dall'altro. La pietra del sepolcro portata via, perché io possa passare attraverso questa porta che mi porta all'altro, che mi conduce all'altro. Questa esperienza conferma in me che niente di me va perduto, che nessun istante della mia storia. E aspetterai come il giorno delle nozze eterne, il giorno in cui Cristo ti risusciterà nell'ultimo giorno.